A chi non sarà mai capitato? Disastro, disastro assoluto. Non abbiamo una corda di ricambio e si è rotto il serving. Si è rotto il serving e, ahimè, non abbiamo una corda di ricambio da cambiare immediatamente. Quindi occorre rifare il serving e tutti noi dobbiamo saperlo fare, sono quelle piccole manutenzioni a cui non ci possiamo affidare ad altre persone, dobbiamo imparare a farle noi, perlomeno queste piccole manutenzioni, almeno sulla corda, almeno rifare il serving dobbiamo essere in grado di farlo. Come si rifà il serving? Beh, intanto ci va la macchinetta del serving, questa diciamo è la più bella, ma non occorre una macchinetta di questo genere che costa 50 euro, ma basta una macchinetta per serving anche di questo tipo, molto semplice da adoperare, che costa una decina di euro e da tenere sempre in borsa con un rocchetto per il serving. Per una corda da 16 fili come questa, il serving deve essere da 0,21-0,22, quindi sappiatevi regolare perché in modo tale che la pinza possa pinzare adeguatamente, oppure più grande se usate le cocche di tipo 2. Per le cocche di tipo 1 basta tra 0,18 e 0,22 per una corda da 16 fili. Il serving si è rotto, ahimè, e lo dobbiamo togliere tutto e piano pianino lo togliamo tutto. La corda, anziché sulla macchinetta come vedete qua, per fare le corde, la potete tenere tranquillamente sul vostro arco e vedrete che, adesso lo vediamo effettivamente come si può fare, vedete che dovete unicamente seguire dove era messo prima, quindi qua c'è il punto di incocco e dovete seguire dove è messo prima, si vedranno i segni. Io sulla macchinetta ovviamente ho fatto due segni in modo tale da sapere dove partire e dove arrivare col serving. Per l'arco nudo è leggermente diverso, dobbiamo tenere, questo è un serving più per olimpico che per arco nudo, diciamo che va bene per tutte e due, ha un serving molto lungo, ma per l'arco nudo che dobbiamo prendere anche in questa posizione, dobbiamo proteggere un pochettino più in basso, non soltanto per il problema della patelletta che struscia sulla corda, quindi il serving la deve proteggere, ma perché la corda batterà sul braccio un po' più basso che per quanto riguarda l'olimpico, a causa per l'appunto dello string walking. Quindi dobbiamo piuttosto fare di meno lo string in questa posizione, ma leggermente più lungo verso il basso. Tutto qui. Ora vediamo come procedere per rifare il serving sulla nostra corda. Ecco, abbiamo la nostra macchinetta e abbiamo la nostra corda, la possiamo tenere tranquillamente sul nostro arco e abbiamo, normalmente è più scolorito sotto il serving, quindi si vedrà assolutamente dove rifarlo, così lo possiamo rifare esattamente. Sulla mia macchinetta mi sono fatto due segni in modo tale che so perfettamente dove partirà il serving e dove finirà. Questa è la parte superiore e questa è la parte inferiore, come se avessi la corda montata sull'arco. La potete rifare il serving con la corda montata sull'arco. Non avete bisogno della macchinetta per fare le corde, anche se ovviamente è meglio. Come possiamo procedere? Allora, innanzitutto, come avevo già spiegato nel fare le corde, loop, serving e corda devono tutte girare nello stesso senso.
In questo caso io utilizzo il senso orario, e quindi tutto il serving, compreso i giri della corda, andranno in senso orario. Come cominciamo? Allora, molti dicono smontare l'arco, inserire il filo all'interno dei trefoli della corda, ma guardate, assolutamente non c'è nessun bisogno. Possiamo tranquillamente mettere la corda, la posizioniamo nel punto giusto e la facciamo ruotare. La facciamo ruotare, tiriamo leggermente e poi ci passiamo sopra come per fare un giro morto di una corda, come per fare un giro morto. Ecco, abbiamo già risolto il nostro problema. Teniamo tirato questo cavo e gli ripassiamo sopra. I primi giri diciamo che possiamo tranquillamente tenerli, vedete, i primi giri li possiamo tenere morbidi, dopodiché possiamo mollare, stringere leggermente la frizione della nostra macchinetta, tenere di nuovo tirato questo filo e proseguire ruotando. E vedete come è semplice. Con questa macchinetta è semplice perché qua abbiamo dei pesi, quindi ruota molto facilmente, tiene tirato il filo, e quindi io consiglio sempre di spendere qualche soldo in più ma comprare la macchinetta Baitler. Si possono fare tranquillamente con queste, d'altronde di servi ne farete uno all'anno o forse due, quindi non avete tutto questo bisogno. Ecco, una cosa interessante da vedere che al contrario delle altre macchinette, nella macchinetta Baitler il foro è decentrato. Il foro di uscita del serving è decentrato, non è esattamente al centro della macchinetta, ma è decentrato. Questo è molto importante perché permette di far ruotare la macchinetta nel modo voluto, che è il modo ovviamente di avanzamento. Una volta, vedete che ho lasciato del filo in mezzo, una volta che ne abbiamo un pezzettino scoperto, prendiamo una freccia e controlliamo che il serving entri dentro, che sia, diciamo che deve scorrere la cocca. Se la cocca scorre va bene, ok? La cocca scorre alla perfezione. Quindi diciamo che possiamo tranquillamente o lasciare un filo in più, ma proseguiamo un attimo più avanti che vediamo se è un po' troppo dura, perché la cocca deve entrare dentro ma non deve essere troppo stretto. Io diciamo che, guardate, va più che bene, quindi con questo filato dobbiamo lasciare fino al punto d'incocco un filo all'interno, quindi teniamo il filo e teniamo un filo del serving insieme e proseguiamo fino, abbiamo detto che il punto d'incocco, questo è il punto di partenza, il punto d'incocco lo mettiamo qua, quindi dobbiamo tenere questo filo in più di serving all'interno del serving stesso fino a dopo il punto d'incocco, in modo tale che la cocca pinzi opportunamente, e abbiamo fatto ovviamente le nostre prove. Ruotiamo, abbiamo stretto bene, perché qua diciamo che va stretto opportunamente, non fortissimo ma bene, in modo tale che il serving stringa bene i trefoli della corda. Ecco, abbiamo superato il punto d'incocco, ora possiamo tranquillamente tagliare il pezzo in più. Abbiamo tagliato il pezzo in più e ora possiamo proseguire. Possiamo proseguire fino, vedete, facciamo ruotare. Il foro decentrato, come vedete, riesce a far ruotare la macchinetta, ma nello stesso tempo la fa avanzare. È un'ottima idea. Certo, ci vuole un po',
bisogna fare un po' di prove, un po' di dimestichezza, manualità per fare questo genere di cose, ma come ripeto sono tutte attività che ogni arciere deve saper fare, perché non c'è sempre l'istruttore, non c'è sempre l'amico disponibile, e tutte queste cose vanno assolutamente fatte da soli. Il serving si può rompere in qualsiasi momento e dobbiamo essere in grado di riuscire a rimettere in sesto il nostro arco per continuare o la gara o continuare comunque a tirare in allenamento. Vediamo a che punto siamo arrivati, se ne manca ancora un pochettino, e adesso viene il bello perché dobbiamo chiudere il serving. Ancora qualche giro. Come si chiude il serving? Allora, ci sono parecchi sistemi. Il sistema che io preferisco in assoluto è quello del rientro con ritorno, e cioè tiriamo in avanti il nostro serving, lo vedete, lo mettiamo in questa posizione, ovviamente teniamo questo filo che non scappi, mettiamo il serving in questa posizione e lo teniamo con le dita, in questo modo qua. Ecco, ora, siccome abbiamo girato in senso orario, facciamo ruotare in senso orario anche questo, tutto sempre in senso orario. Entriamo dentro 12 volte, 11 e 12, 12 volte, ok? Poi tiriamo questo in questa maniera, lo teniamo fermo, e ora vedete che questo chiude e quello si apre, questo filo chiude e questo filo si apre, si svolge, uno avvolge e uno svolge, uno avvolge e uno svolge, e passa sopra il filo per poterlo chiudere in modo sicuro. È molto semplice, dovete solo fare qualche prova, è una cosa solamente di manualità, provando e riprovando, guardando bene il mio video, sicuramente non avete nessun problema. Arrivati a questo punto, semplicemente tiriamo la macchinetta, ricordiamoci di togliere il dito, e il serving è chiuso. Tiriamo per chiudere bene il nodo e possiamo tagliare il nostro serving. A questo punto, che l'abbiamo tagliato ed è chiuso alla perfezione, possiamo tranquillamente con un accendino bruciare, senza bruciare la corda, bruciare il pezzo in più, e il nostro serving è perfettamente fatto ed è a posto. Io spero di essere stato utile, fatemi pure qualche domanda nei commenti, se avete bisogno. Iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella. Ciao a tutti!